Oggi ci chiediamo: dove finisce la musica house? Capita spesso, sia nel parlare tra colleghi o anche nei commenti online, di essere in disaccordo non solo su cosa sia house, cosa no, ma dov'è il limite della musica house, dov'è il confine, diciamo così. E ricordo per esempio un video di Satoshi Tomy live. Un ragazzo ha commentato: oh, un po' di techno vecchio stile. E un altro: no, ma questo non è techno, questo è house. No, la house è completamente diversa. Insomma, vabbè, al di là del dibattito momentaneo, per definire il genere o comunque l'atmosfera, è giusto chiedersi dove arriva, fin dove arriva. E poi da dove comincia qualcos'altro. Sappiamo che non si tratta di compartimenti stagni, quindi non c'è un limite netto. Però chiediamoci, dov'è che arriva la house e dove inizia per esempio la techno o l'elettronica? Lo sappiamo bene, quando la house è nata, a metà degli anni 80, era tutta musica house. Poi, verso la fine degli anni 80, hanno iniziato a distinguere la techno, la parte più elettronica, più strumentale, più veloce. E di lì in poi le due cose hanno preso la loro strada, con tanti elementi di confine e soprattutto una difficile definizione. E allora proviamo a chiederci, e mi piacerebbe che anche nei commenti ci fosse qualche indicazione per stabilire da dove inizia la techno, da dove la tech house non ha più niente a che vedere con la house, sempre secondo ognuno di voi. Cerchiamo di stabilire delle linee guida, dei punti fermi, dei riferimenti per capire dove finisce la musica house. Dipende dalla velocità, dipende dai suoni, dipende dal groove sempre più incalzante. Scrivi quello che secondo te caratterizza il limite, il confine della musica house rispetto alla techno, mi viene in mente, e l'elettronica, dal lato più estremo, non dalla parte più dance o più commerciale nel modo in cui l'abbiamo spiegato. Cerchiamo di rispondere a questa domanda: dove finisce la musica house? E nel frattempo continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!